Valentina, la prof di LinkedIn, parliamo di come misurare le tue attività su LinkedIn o come misurare quelle dei tuoi dipendenti, perché è possibile. La cosa principale è impostare delle regole. Se Mario deve contattare 10 persone, le contatterà e vedrà quante persone riuscirà a trasformare in clienti attraverso magari dei messaggi privati. Antonella deve creare degli articoli e deve cercare di convertire le persone, ovvero di fargli cliccare il link al sito dell'azienda per portarle alla pagina contatti. Bene, tutte queste azioni si possono misurare. Crea una scheda, misura esattamente tutto quello che fai durante la giornata e a fine settimana vedi i risultati di quello che hai fatto. Così potrai capire se intensificare un lavoro da una parte o dall'altra. Bene, questo è tutto. Mi raccomando, esagera sempre!